Bene, dopo la storia di Maria Sposa ci troviamo sempre qui a Torre Annunziata davanti alla Chiesa del Carmine, questa volta per raccontarvi questa affascinante storia di questo giovanissimo Giuseppe Ottone. Nato il 18 marzo del 1928 a Benevento, lui muore proprio qui a Torre Annunziata nel 1941 e si trova proprio sepolto qui nella Chiesa del Carmine. Raccontiamo che lui è stato frutto di una violenza carnale, viene subito depositato nell'orfanotrofio di Benevento, dove viene adottato poi dalla famiglia Ottone, che si trasferisce a Torre Annunziata. Qui il piccolo cresce in età con valori profondi della fede e della carità, che eserciterà innanzitutto nei confronti del padre, che era una persona violenta e collerico, ma anche verso tutti gli altri ai quali lui è attento, disponibile e molto generoso. Soprattutto ha un affetto speciale verso la mamma e proprio per lei egli compirà un gesto molto significativo. Nel momento stesso in cui la mamma entra in sala operatoria per un impossibile intervento chirurgico, egli, guardando intensamente un'immagine della Madonna di Pompei trovata per strada, dice con voce decisa: «Madonna mia, se mamma deve morire, prendi me al suo posto». Detto fatto, la sua vita terrena finisce così. E mentre la mamma, corsa in fretta e non più operata, infatti vivrà fino all'età di 88 anni, lui compie il primo miracolo, quindi il primo miracolo di questo piccolo e grande eroe cristiano, alla quale poi molti altri si aggiungeranno. E adesso passiamo la parola a tanti che sanno di Giuseppe Ottone, tra cui anche il parroco di questa chiesa, quindi a fra poco. Bene, come avete visto adesso ci troviamo nella Chiesa del Carmine, all'interno della chiesa, e dietro alle mie spalle vedete la tomba dove giace adesso il giovanissimo Giuseppe Ottone. Dico giace adesso perché, come avrete sicuramente visto dall'immagine, appena morì Giuseppe nel 1941 a Torre Annunziata, lui fu deposto nel cimitero di Torre Annunziata. Poi la curia decise di portarlo qui e di farlo dormire beatamente nella chiesa. Tomba di Giuseppe Ottone. Questa volta siamo qui per farvi vedere l'immagine della mamma di Giuseppe, la mamma che non ha avuto più bisogno dell'intervento chirurgico perché per intercessione appunto del figliolo ha vissuto fino all'età di 88 anni. E poi vicino a me, come ben vedete in questa teca, in questa vetrina, ci sono tutti i vari voti per i vari miracoli che sono stati ricevuti dal giovanissimo Giuseppe Ottone.
Bene, e dopo aver raccontato dalle mie parole la storia di Giuseppe Ottone, siamo sempre qui nella Chiesa del Carmine, davanti alla tomba del giovanissimo Giuseppe Ottone, e siamo in compagnia di Don Pasquale. Lo ringraziamo anche per averci accolto nella sua casa. Salve. Noi siamo qui per farci raccontare da lei, nei minimi particolari, la storia del giovanissimo Giuseppe Ottone. La storia di questo adolescente che in qualche modo ha cambiato anche la sorte della nostra città. Giuseppe Ottone non è originario di Torre Annunziata, ma è originario di Castelpagano, nel Beneventano, dove è nato nel 1928, non riconosciuto dai genitori perché è frutto di una relazione extraconiugale, fu subito affidato all'orfanotrofio di Benevento, ma poi fu adottato da una giovane coppia, Maria Capria e Domenico Ottone, che desideravano avere un figlio, e Peppino Ottone fu adottato. Come mai sono arrivati a Torre Annunziata da Benevento? Innanzitutto per paura che la madre originale poteva richiedere il figlio. E allora quindi loro prima si sono trasferiti a Napoli, poi a Torre Annunziata. Ma poi, se dalla storia che si legge, la mamma ha sì richiesto il figlio, ma non per riaverlo, ma solamente per conoscerlo, e ha apprezzato tantissimo l'opera educativa fatta da Domenico Ottone e da Maria Capria. La storia di questo bambino è molto molto particolare, un bambino come gli altri che amava giocare, amava leggere libri di avventura, ma aveva uno spiccato senso religioso. Veniva in questa chiesa, poi dopo andremo a vedere la casa, quindi abitava dietro proprio la parrocchia dello Spirito Santo, partecipava all'Eucarestia non solo domenicale ma quella giornaliera, addirittura andava in bicicletta spesso a Pompei, era molto devoto della Madonna di Pompei, ha fatto la prima comunione nell'Arciconfraternita del Santo Rosario, quindi questo legame alla Madonna di Pompei, e aveva un'attenzione particolare per i poveri. Non era un bimbo che veniva da una famiglia ricca, però aveva questo spiccato senso per i poveri, quindi divideva la merenda con i bambini che andavano a scuola con lui, ed era uno dei primi della classe, si dice, a scuola, e condivideva quel poco che aveva con chi non aveva niente. Cosa è successo da rendere questo bambino speciale? Questa sua vita, questa sua forte fede l'ha portato a offrire la sua stessa vita per salvare la vita della madre. La madre era ricoverata a Napoli per una grave malattia e doveva subire un intervento molto molto delicato. Si racconta che camminando per il corso insieme a degli amici trovò, del giorno in cui la mamma doveva essere operata, trova un'immaginetta della Madonna di Pompei. Baciandola gli disse: Madonna mia, prendi la mia vita e non quella di mia mamma. All'istante il ragazzino svenne e fu portato all'ospedale. Di conseguenza la mamma all'istante guarì, fu sanata miracolosamente e dopo poco poi è morta all'ospedale. Quindi queste sono le... è quello che si racconta di questo bimbo così speciale e particolare, che subito è balzato agli occhi della gente la sua santità, ma soprattutto le testimonianze degli amici, le testimonianze degli insegnanti, del loro parroco, e hanno sottolineato questa sua forte fede e questa sua forte predisposizione verso chi era nel bisogno. Le posso fare solo una domanda nello specifico? Noi dalle riprese vedremo che nel cimitero di Torre Annunziata c'è una... lui è stato depositato lì all'inizio della sua morte, poi si è deciso di portarlo qui. Allora, come
qualsiasi persona che termina il suo pellegrinaggio su questa terra, le spoglie vanno messe al cimitero per il riposo. Siccome in Peppino Ottone si sono visti segni di questa santità e siccome è iniziato il processo di canonizzazione riconoscendolo subito come servo di Dio, si è avuto il permesso dalla curia arcivescovile di traslare le spoglie dal cimitero alla cappella, qui in questa cappella della Chiesa dello Spirito Santo, per permettere una devozione al piccolo bambino. È iniziato il processo di canonizzazione. Sta a un punto in cui c'è bisogno di miracoli. Peppino Ottone fa tanti miracoli. Tanti miracoli, solo come sapete, c'è il diavolo che ci mette lo zampino perché parecchi non sono documentati. Però possiamo dare una notizia in anteprima: proprio pochi giorni fa ho avuto l'incartamento di una persona che è stata guarita. Bene, ne siamo molto felici. Adesso lei ci ha promesso che ci farà Andiamo vedere. a vedere, solo non è possibile entrare dentro perché la casa è stata, cioè non è più, non è mai stata della parrocchia. I genitori di Peppino Ottone stavano in affitto e per un certo periodo la parrocchia ha continuato a mantenere questo affitto, però la poca generosità e sensibilità di qualcuno non ci ha permesso più di mantenere la casa. Quindi sappiamo, vi faccio vedere dove sta la casa, il portone, ma non potremo andare perché ci abitano adesso. E quindi a questo punto noi ci spostiamo dalla tomba di Giuseppe Ottone con sempre rispetto e ci avviciniamo a vedere il quadro e poi andremo davanti alla casa dove ha vissuto il giovanissimo Giuseppe Ottone. Grazie a tutti. Come vi avevamo promesso, ci siamo spostati davanti al quadro della Madonna di Pompei, venerato dalla famiglia di Giuseppe Ottone. Siamo sempre in compagnia di Don Pasquale che ci spiegherà meglio tutto. Questo quadro stava a casa della famiglia Ottone ed era particolarmente amato da questa famiglia e dal piccolo Peppino Ottone, anche perché potremmo dire in una maniera misteriosa la Madonna del Rosario è entrata nella vita di Peppino Ottone. Ha ricevuto la comunione nell'Arciconfraternita del Santissimo Rosario, quindi dedicata alla Madonna del Rosario. Andava spesso a Pompei vicino a venerarla, incontra per strada la Questa immagine. della Madonna di Pompei, quindi la Madonna del Rosario di Pompei entra nella vita di questo piccolo santo. Appunto, proprio tramite la Madonna di Pompei c'è stato questo miracolo. Miracolo della madre e il suo ingresso in paradiso per lui. Bene, guardandomi intorno in questa bellissima chiesa del Carmine, sempre qui a Torre Annunziata, sono rimasta colpita da quest'altra immagine, da quest'altra statua di quest'altro bambino. E così ho proprio curiosità di chiedere a Don Pasquale di chi si tratta. In questo sarcofago custodiamo le reliquie di San Felicio, è un bambino romano morto martire per mano del padre. Non sappiamo perché ci troviamo queste reliquie, ma sappiamo che da Roma sono arrivate qui a Torre Annunziata grazie ad una famiglia proprio di Torre Annunziata. Perché è morto? Perché il padre l'ha ucciso, perché ha rifiutato di rinnegare la sua fede in Gesù Cristo. Quindi questa storia di bambini, Peppino Ottone, San Felicio e tanti altri che ci aiutano in quello che è il nostro cammino verso la santità. Thank you.
come avevamo promesso, siamo qui davanti alla casa dove ha vissuto il servo di Dio Giuseppe Ottone. Siamo proprio davanti al portone d'entrata di questa d'ingresso della casa di Giuseppe Ottone. Come vedete c'è una sua immagine e poi c'è una targa che è stata messa quando? È stata messa nel 2001, quando abbiamo ricordato i 60 anni della sua morte. Allora Vicolo 32 è vissuta la famiglia Ottone e la mamma Maria Capria è morta nell'83, quindi fino a pochissimi anni fa. Prima la casa era visitabile, adesso non lo è più per diversi motivi. Diciamo che è di proprietà privata, quindi... La casa è di proprietà privata e i proprietari non hanno fatto niente per permettere il culto, per permettere ai visitatori e ai devoti di vedere dove dimorava Peppino Ottone. E quindi diciamo che non ci è permesso entrare, però vi abbiamo portato proprio in questo particolare Vico Luna, dove appunto, come vi dicevo, ha vissuto il servo di Dio Giuseppe Ottone. Io vorrei un attimo vicino a me questa bellissima signora del posto. Lei vive qui, giusto signora? Sì. Come si chiama? Rosa. L'abbiamo fermata perché proprio così, parlando con la signora, conoscendola, lei ci ha raccontato che ha conosciuto di persona. La madre, la mamma... Tutte, conoscevo, sono da parecchi anni che sono tornata. E cosa ci può raccontare brevemente? Cosa è bello, quando ho fidanzato con mio marito che abitava qua dietro, ho preso informazioni tramite lei. E lei mi disse, un bravo ragazzo, tutte queste cose, così. E lei ha avuto modo proprio di parlare con la mamma? Era una santa donna, non bascava davvero, era una santa. Una persona dedita alla carità, alla chiesa? Sì, si dedicava alla chiesa, tutto. Ci può dire brevemente cosa le hai raccontato del figliolo nello specifico di Giuseppe? Hai visto che lui quando la madre stava poco bene e disse deve trovare la Madonna di Pompei verso Santa Teresa, sa che la dice Madonna fammi morire a me e fai cambiare la mamma. No, quella era veramente era. Bella, la signora vediamo che lo dice con le lacrime agli occhi, quindi bella, una testimonianza bella che abbiamo trovato qui nel Vicoluna. Ringraziamo la signora. È veramente aiuto che fa quella persona con Maria, troppo brava, proprio conto, non so quanto vento. La mamma, sì, era una sua amica la mamma. Sì, quando ho preso informazione trama da mio marito, allora dice, Madonna, quella abitava dietro, in palazzo presso mio marito, diceva una brava persona, un bravo ragazzo lavoratore. Allora dobbiamo chiedere a Peppino Ottone di pregare in maniera particolare per i bambini del quartiere, visto che ci troviamo in questo contesto particolare, culturale, quindi Peppino Ottone, 13 anni, possa veramente vegliare su tutti i bambini che abitano in questo quartiere e nella nostra città. E approfittiamone, visto che siamo qua, Don Pasquale, di dire al pubblico che ci segue da casa che chi vorrebbe un'immaginetta per pregare per Giuseppe Ottone, dove può prenderla? Sì, Peppino Ottone è intercede per noi presso Dio, ci ottiene le grazie, quindi lo dobbiamo pregare con il cuore, sicuramente attraverso di lui, attraverso il suo patrocinio potremmo ottenere le sospirate grazie. Quindi invito tutti quanti a pregare, chi vuole qualche materiale può benissimo rivolgersi alla parrocchia e noi siamo felici di accontentarlo mandandogli le immaginette fino a casa. Quindi mi raccomando, venite alla Chiesa del Carmine, venite a visitare questa bellissima e affascinante tomba di Peppino Ottone. Grazie. C'è un'altra scusa, ecco, questo è il bello della diretta. C'è un'altra testimonianza di un'altra signora. Come si chiama, signora? Antonietta. Antonietta, signora Antonietta, anche lei conosceva la mamma di Giuseppe Ottone. Cosa ci può dire della mamma? Lavava, stirava, consegnava i panni per la gente. Le ha mai raccontato del figlio di Giuseppe? No, no. Non parlava del figlio, no. Lei non le ha mai chiesto in particolare del figlio? Niente. Bene. Penso che per il momento non ci sono più testimonianze, quindi ringraziamo e passiamo la linea a Peppe.